Chiamo adesso un amico, Beppe Battaglia, che ci parlerà del ruolo della radiologia interventistica oggi. Prego Beppe. Grazie Lucio. Allora. Grazie per l'invito, abbiamo un po' di problemi, fra i quali quelli del tempo, per cui cerchiamo di andare un po' veloci. Io sono un po' preoccupato, perché essendo alcuni anni che non mi occupo in maniera specifica delle problematiche del capo del collo, mi sto accorgendo, anzi mi sto rendendo conto oggi, un'altra volta, perché è una sensazione che ho da un po' di tempo, che questo è un argomento veramente di nicchia per il radiologo, nel senso che probabilmente tanti di questi problemi non vengono vissuti da tutti noi come li stiamo vivendo oggi, ma li viviamo molto da più lontano. Ecco, il mio è un compito ancora più complesso, perché io vi devo parlare della nicchia nella nicchia, cioè il ruolo della radiologia interventistica, cioè quello che vede un radiologo che, oltre a fare un po' di capo del collo, fa delle procedure che non fanno tutti i radiologi. Per cui in circa 20 minuti, rapidamente, il mio compito è quello di farvi vedere alcuni casi per dimostrarvi in maniera molto semplice che cosa può fare la radiologia interventistica. Questa radiologia interventistica, che è senz'altro un'arma veramente importante, che sta crescendo molto rapidamente. Nel capo e collo le indicazioni della radiologia interventistica sono delle indicazioni, diciamo così, molto settoriali, molto sporadiche. Non è frequente di dover trattare in un centro anche come il nostro, in cui tutti i giorni si fa della radiologia interventistica, dei pazienti che hanno dei tumori del capo e del collo. È una branca molto bella della radiologia, e questa branca, soprattutto adesso con questa evoluzione tecnologica molto spinta, ci permette di andare sempre più in là. E allora anche in un ambito complesso dal punto di vista dell'esplorazione diagnostica, l'abbiamo visto, lo stiamo vedendo in tutte queste relazioni, ma anche dal punto di vista del trattamento, ce l'ha detto il chirurgo, la radiologia interventistica con le nuove evoluzioni tecnologiche ci porta a fare cose un tempo impensate. È ovvio che siamo in un territorio che è complesso, perché è vicino a strutture nobili, il cervello, l'occhio, tutti i nervi, per cui tutto quello che facciamo di radiologia interventistica deve essere molto oculato e molto pesato, non possiamo fare niente di più del necessario, perché sennò rischiamo di fare del danno al paziente. Io ho individuato fondamentalmente, da angiografista, 4 indicazioni, secondo me abbastanza importanti anche per chi deve poi gestire il paziente in reparto. Allora, il primo problema è il problema dell'emostasi nelle neoplasie sanguinanti, è un problema importante in cui ci viene quasi da chiudere, davvero da non guardare, il paziente che sanguina, ma che sanguina perché ha un tumore delle vie aerodigestive, è un problema grosso, perché non si sa come tamponare in urgenza o come risolvere un problema cronico del paziente che gli condiziona la vita. Allora, se un paziente sanguina anche a livello dei tumori del capo del collo, c'è sempre o quasi sempre un'indicazione a una procedura di radiologia interventistica, ovviamente se il sanguinamento è un sanguinamento importante. Vi mostro alcuni casi per darvi degli esempi. Questo è un paziente che giunge scoagulato, giunge all'osservazione del clinico perché ha una tumefazione, una lesione della tonsilla, che bene vedete, l'attacca la dimostra, ma questa attacca non è stata fatta per valutare l'estensione della neoplasia, quindi per la stadiazione, ma perché il paziente ha un problema molto importante, sanguina in maniera copiosa dopo una biopsia a scopo ovviamente diagnostico, e infatti l'attacca mi fa vedere il sanguinamento attivo, quindi TAC ci dimostra che cosa succede, cosa facciamo se il sanguinamento non si interrompe con procedure non invasive, perché ovviamente ogni sanguinamento nel paziente che ha un tumore delle vie aerodigestive va prima trattato in maniera non invasiva, ma se la maniera non invasiva non è efficace, l'angiografia può essere utile. Questa è un'angiografia della carotide esterna, questa è un'impregnazione abbastanza anomala della lesione tonsillare, ma ce l'aspettiamo,
È chiaro che tutto quello che va fatto in maniera molto accurata, con degli approcci molto selettivi. E allora vedete che in questo paziente lo studio di questa arteria, che è l'arteria faringea ascendente, ci dimostra che la lesione ha un'impregnazione forse non molto spiccata, ma che comunque potrebbe anche giustificare il sanguinamento dopo una biopsia, e allora questa arteria viene, vedete, chiusa. Non ho il tempo ovviamente per spiegarvi come si vanno a chiudere queste arterie, ma sappiate che ci sono delle particelle molto diverse che si possono utilizzare e che noi scegliamo di volta in volta. Ma quello che viene molto importante in questo paziente è che dopo aver chiuso l'afferenza alla tonsilla, possiamo notare, studiando le altre arterie, perché tutto va studiato in maniera molto accurata, che dall'arteria facciale, che è questa arteria che si sfiocca sulla faccia del paziente, nasce un ramo ricorrente che va verso la tonsilla stessa, dalla quale vedete che progressivamente esce un gemizzo di sangue, quindi il segno diretto del sanguinamento. E qui allora ovviamente il nostro compito è non solo quello che abbiamo fatto prima, la devascolarizzazione che forse non era necessaria di quella lesione, ma la chiusura di questa arteria con il ramo responsabile del sanguinamento. Il tumore può sanguinare perché viene biopsiato, oppure può sanguinare dopo un intervento chirurgico. Questo l'avete già visto stamattina, è una neoplasia del seno mascellare, un carcinoma squamocellulare, infiltra l'orbita. Questo paziente viene trattato con un trattamento complesso, una resezione del tumore ma anche dell'orbita, quindi tutto viene coperto con un lembo, li avete visti stamattina, di muscolo temporale, ma il problema è che dopo 2 giorni il paziente inizia a sanguinare, sanguina vicino al lembo, il sanguinamento non si interrompe e allora il paziente giunge in angiografia. E in angiografia le digammazioni dell'arteria carotide esterna dimostrano che ovviamente l'arteria mascellare interna è chiusa, ma questo ce lo possiamo aspettare dopo una chirurgia. Non vediamo però altre fonti di sanguinamento e allora in questo caso, con l'impiego di questi cateteri molto sottili, andiamo molto selettivi e chiudiamo questa arteria in maniera precauzionale con il posizionamento di una spirale. Questo ha portato il termine del sanguinamento e questo è importante perché quando un'arteria è chiusa, ma è chiusa può avere anche una componente di spasmo, può essere anche un segno indiretto di una lesione dell'arteria, che può essere una lesione anche post-chirurgica. Le neoplasie del capo e collo sanguinano più frequentemente dopo trattamenti tipo radioterapia. Questo è un tumore adenoide cistico avanzato, un T4, non abbiamo tempo per discutere dove va questo tumore, ma penso che tutti un po' oggi abbiate capito che è un tumore molto esteso. Allora, questa signora fa chemio e radioterapia perché non è operabile e purtroppo la sua vita è condizionata per un continuo sanguinamento dal naso, sanguinamento che il tamponamento non permette di risolvere e che quindi viene trattato ancora una volta con un approccio molto selettivo, iniettando delle particelle di alcol polivinilico in tutte e due le arterie sfenopalatine. Quindi la devascolarizzazione del tumore risolve il sintomo della paziente. Stesso sintomo che aveva questa paziente. Tutti voi vedete che c'è un dramma nella faccia di questa paziente. Questa paziente si porta in giro da 20 anni un tumore adenoide cistico che nessuno è riuscito a toglierle nonostante vari interventi chirurgici, demolitivi e ricostruttivi, radio, chemioterapia. Ma la paziente ormai con il tumore estesissimo ha un problema grosso che è quello del sanguinamento dal naso, quindi dall'epistassi. Vedete le caratteristiche angiografiche di questo tumore con questi circoli molto fini ma molto irregolari. In questo caso il nostro trattamento è ancora una volta un trattamento sintomatico. Un altro caso che secondo me è molto importante e che ci ha insegnato molto è questo paziente che ha una recidiva dopo chirurgia in altra sede per un tumore della base della lingua e che quindi con una recidiva estesa va incontro a dei trattamenti di chemioterapia intraarteriosa che noi facciamo in 4 sedute. Al termine di queste sedute, a distanza di circa 4 mesi, il paziente ha improvvisamente un'emorragia importante dal cavo orale. L'angiografia ci dimostra che questa è l'arteria linguale non la vediamo più, non la vediamo come la vedevamo prima, e infatti l'arteria linguale è chiusa. L'angiografista sa che l'arteria linguale chiusa, non chirurgicamente, può essere il segno diretto del fatto che questa arteria è lesionata. E in effetti vedete che entrando selettivamente col microcatetere e iniettando quindi all'interno dell'arteria, si vede benissimo che l'arteria è rotta, c'è uno pseudoaneurisma. Per cui la chiusura di questa arteria porta al paziente, che era veramente critico perché sanguinava in maniera abbondante, porta un grosso beneficio ovviamente.
Il nostro trattamento può essere anche un trattamento preventivo, come in questo secondo paziente trattato con chemio e radioterapia per un tumore della base della lingua. Questa qua è un'arteria linguale notevolmente alterata. Clinicamente c'erano i segni indiretti di un possibile sanguinamento anche importante, perché si vedeva l'arteria scoperta. Quindi ci è stato chiesto di valutarla e, viste le alterazioni che tutti voi anche non angiografisti capite, è un'arteria tutta irregolare, la chiudiamo preventivamente. Questo può essere un'altra indicazione importante. Non abbiamo tempo, per cui dobbiamo correre. È ovvio che un secondo capitolo importante è quello della devascolarizzazione preoperatoria nelle neoplasie ipervascolarizzate. Ce l'ha accennato stamattina il professor Nicolai per l'angiofibroma. Permette al chirurgo di fare un intervento più comodo, ma soprattutto più accurato e con meno sanguinamento. È quello che tipicamente si fa nell'angiofibroma, soprattutto in previsione di un trattamento per via endoscopica. Con l'embolizzazione, la devascolarizzazione, questa lesione, che è un gomitolo di sangue, una specie di spugna, può essere asportata anche a pezzi, come è successo in questo grosso angiofibroma quasi tutto vegetante, dalla bocca e dal cavo orale, perché prima è stato devascolarizzato. È ovvio che tutto va fatto con cura. La devascolarizzazione non deve essere al 100%, ma deve essere della parte embolizzabile. Deve facilitare un intervento chirurgico, non deve risolvere un problema. Per cui è chiaro che le afferenze pericolose o quelle impossibili da trattare, come quelle dalla carotide interna, non vengono trattate. Questo è matematico. Noi nella nostra casistica abbastanza ampia di trattamenti di angiofibromi pre chirurgia, abbiamo un solo caso in cui un ramo della carotide interna è stato trattato, ed è questo ragazzo che aveva una recidiva di angiofibroma, con un angiofibroma che veniva perfuso in parte anche da una faringea ascendente anomala che partiva dalla carotide interna. Ci siamo azzardati in questo caso con un microcatetere a chiudere il circolo anche da questa arteria che partiva dalla carotide interna, ma questo era un paziente in cui la devascolarizzazione doveva essere la maggiore possibile. Un altro gruppo di pazienti che vanno eventualmente trattati prima di un intervento chirurgico sono quelli portatori di chemodettomi, di glomi, come il glomo carotideo, lo vedete, divarica la carotide interna e carotide esterna. Rapidamente vi faccio scorrere le immagini perché non le avete, pensate che queste vanno in sequenza, per cui questa lesione, vedete, si perfondeva attraverso dei rami che noi conosciamo e che sono soprattutto l'arteria del glomo, ma ce ne sono molti altri. Allora, con molta pazienza, perché il nostro lavoro si fa di molta pazienza, andando solo nell'arteria da chiudere, noi dobbiamo cercare di ottenere un risultato simile a questo, in modo da permettere al chirurgo di fare un buon lavoro poi lui il giorno dopo o a distanza al massimo di 48 ore. La stessa cosa può avvenire per i grossi glomi del giugulare, come questo. Qua siamo a cavallo tra l'attività dell'angiografista cosiddetto body e dell'angiografista neuro, perché siamo veramente a livello della base cranica. Tanta pazienza e un po' di coraggio quando siamo lì. Questo qua è un chemodettoma molto particolare, ne abbiamo visti due in questi anni. Questo qua è un chemodettoma laringeo, anche in questo caso la devascolarizzazione selettiva ha permesso un'asportazione solo endoscopica. Una lesione abbastanza simile ma molto diversa dal punto di vista anche prognostico è quella di questo ragazzo, che fra l'altro aveva avuto una biopsia chirurgica in cui c'era stato un grosso sanguinamento perché si pensava di essere di fronte ad un'adenopatia, invece non è un'adenopatia, era un emangiopericitoma, vedete, devascolarizzato e operato il giorno dopo. Questo qua è un altro ragazzo della stessa età con una lesione, vedete, molto simile, se volete, attaccata al muscolo sternocleidomastoideo, ma questo paziente ha un aspetto angiografico, vedete, completamente diverso, dei vasi molto più grossi, una fistola molto rapida in vena giugulare interna. Questo paziente è stato embolizzato, eccolo qua, in un modo diverso, non con le particelle ma con una spirale, perché non possiamo far andare le particelle nelle vene del paziente, ovviamente. È stato operato ed era sul pezzo operatorio una angioma malformazione arterovenosa che a distanza di 8 anni recentemente è recidivata. Ed è recidivata, vedete la spirale che si è riaperta, che è questa, è recidivata con un aspetto angiografico completamente differente. Non c'è più la fistola ma c'è l'alterazione cosiddetta angiomatosa. E in questo caso è stato il paziente ritrattato
con un altro metodo, cioè con le particelle distali. Un caso pauroso, questa bambina ha 8 mesi, ovviamente extracomunitaria, perché questa patologia avviene più che altro negli extracomunitari, ha questa grossissima tumefazione che deforma il viso, una lesione con caratteristiche complesse, angiomatosa. Il patto era quello di embolizzarla per poi asportarla chirurgicamente. Noi abbiamo rischiato molto embolizzandola, abbiamo fatto un lavoro con tutte le possibili accortezze che potevamo mettere in pratica. La paziente però è andata bene, nel senso che la lesione si è sgonfiata nettamente e la paziente non è poi stata operata, è adesso in controllo perché va molto meglio dal punto di vista clinico, e quindi capite bene che in una bambina così piccola, se risparmiamo un intervento chirurgico, è molto importante. Penultimo capitolo, molto importante, chemioterapia intraarteriosa. Questi tumori spesso sono difficilmente trattabili, soprattutto quando recidivano. C'è un grossissimo interesse in tutta la radiologia interventistica a tutto il capitolo delle chemioterapie intraarteriose con le nuove particelle che rilasciano lentamente il farmaco. Nel capo e collo, anzi il capo e collo è stato uno dei primi aree anatomiche nelle quali i tumori sono stati trattati con chemioterapia intraarteriosa, cioè lo sfruttare una grossissima dose di farmaco chemioterapico messo, inserito direttamente nel circolo arterioso del tumore e chelato, cioè in un certo senso stoppato quando il chemioterapico va in vena da farmaci chelanti. Questo è molto importante perché permette di dare una dose di chemioterapico elevatissima al tumore con degli effetti sistemici ovviamente contenuti. Questa è una neoplasia a cavallo tra rino, orofaringe e palato molle, complessa, molto complessa da trattare, con delle adenopatie con diffusione extracapsulare, trattata con 4 cicli di chemioterapia intraarteriosa associati a radioterapia come nel protocollo RAD-PLAT. Questo paziente a distanza di anni è libero da malattia. E è ovvio che è un trattamento molto pesante perché sono 4 settimane di trattamenti di alte dosi di chemioterapia e di alte dosi di radioterapia, però quando può essere efficace è efficace. Non si fa sempre l'associazione con la radioterapia, però la chemioterapia intraarteriosa è veramente una buonissima soluzione, come la soluzione delle chemioterapie particolari con l'embolizzazione. Vi ho detto, ci sono delle particelle che associate ai farmaci li rilasciano lentamente e quindi ancora una volta massimizzano l'effetto del chemioterapico nella lesione e minimizzano gli effetti collaterali sistemici. Questo è un caso non recentissimo di una metastasi da epatocarcinoma. Tutti voi ovviamente capite l'estensione di questa lesione. Angiograficamente lo studio con la lesione che, come proprio fa un epatocarcinoma, ha la tipica ipervascolarizzazione, in questo caso per un problema di arteria intraorbitaria prima si chiude l'arteria per non far andare il farmaco e le particelle a rovinare qualcosa di irreparabile poi, e poi una volta chiusa l'arteria si iniettano le particelle col chemioterapico e si ottiene un effetto combinato di chemioterapia e embolizzazione. Questo paziente poi, per vostra conoscenza, è stato trattato a distanza di mesi anche con una radiofrequenza, che è un altro campo che in settori molto limitati può applicarsi in questa regione in alcuni tumori avanzati. E infine, molto rapidamente, il trattamento delle lesioni benigne a scopo sintomatico. Le lesioni benigne nel capo e collo, come anche in altri distretti del corpo, per esempio gli angiomi, sono delle lesioni che danno molto fastidio, che sono benigne, che uno probabilmente ha dalla nascita e si porta fino alla morte, e danno un mare di problemi al paziente, estetici, di funzione. Queste sono lesioni benigne ma difficilmente trattabili sia chirurgicamente che con altre metodiche. Quello che può fare la radiologia è fare dei trattamenti che non danno molte soddisfazioni a chi li fa, perché il paziente non sempre sta meglio, però se il paziente sta meglio si può tenere buona una lesione che è molto fastidiosa. Vi faccio vedere solo un caso di angioma, ma gli angiomi sono tantissimi, in tutte le parti del capo e collo possono essere trattati. Questo è un angioma in una bambina molto piccola di poco più di un anno, un grosso angioma del volto. Siamo ormai alla fine, questo è uno degli ultimi casi. Ecco, la possibilità della puntura diretta e dell'iniezione di mezzo di contrasto associato a materiale sclerosante. Questa è una lingua da competizione invece, un paziente che purtroppo è costretto a rimanere in rianimazione intubato perché ha una lingua enorme, con un angioma enorme, prevalentemente a destra, e ci viene inviato da un'altra città per
perché ha questo problema molto grave. Allora, prima bisogna studiare bene il circolo di un lato è questo, il circolo dell'altro lato è questo, adesso vi faccio vedere, ecco, vedete che cambia completamente. E allora, con tutte le cure del caso, sfruttando il flusso, si cerca di devascolarizzare la parte angiomatosa senza dare troppi danni alla lingua. È la stessa cosa che abbiamo fatto in questa ragazzina molto recentemente, con un ottimo risultato, ma vi faccio vedere scorrendo. È ovvio che in una ragazzina il problema diventa un problema veramente critico e ovviamente, molto probabilmente, un solo trattamento non sarà sufficiente. Chiudo con questo ultimo caso, un caso mostruoso di una grossissima lesione aneurismatica, arterovenosa del pavimento orale che già avevamo trattato alcuni anni prima con una spirale che noi avevamo messo prossimale, che poi vedete emigrata. Guardate che brutta lesione, benigna ma veramente brutta, pensate se questa malformazione si rompe cosa succede. E allora cosa abbiamo fatto? L'abbiamo richiusa e la paziente sta bene. Non so per quanto starà bene, perché questa malformazione probabilmente si riperfonderà da qualche altra parte, però gli diamo una buona finestra di benessere. Vi ringrazio, spero di non avervi...